Convegno sull'autismo al Teatro Comunale di Soverato, Sport e Scuola come Inclusione, il titolo promosso dall'associazione Andiamo, nella persona del professor Francesco Gualtieri, è un convegno molto interessante con la partecipazione delle scuole, naturalmente, che ha coinvolto sia le scuole elementari, le medie e anche le superiori, quindi ha abbracciato un po' tutti. Sì, è stata veramente una bellissima giornata, anche perché abbiamo avuto, ed è un vanto, sono veramente fiero, stanco ma fiero e contento per aver avuto anche il magnifico rettore De Sarro, il professor Amendolia, la Iona, il garante per l'infanzia. C'era veramente una gran bella platea di scuola. Soprattutto le istituzioni, abbiamo avuto il nostro sindaco, ormai lo definisco il nostro sindaco anche perché sono di Soverato, ma è veramente il nostro sindaco perché sempre partecipa a queste cose. La presidenza del Consiglio regionale con un bel messaggio, purtroppo era assente, del presidente Filippo Mancuso, che non mi stancherò mai di ringraziare. Qualche sindaco in più ci poteva essere per vedere come si lavora, cosa si fa per queste cose, perché la scuola e lo sport siamo vicini e insieme, però serve anche, come hanno detto quasi tutti i relatori e i partecipanti, le istituzioni, il mondo politico deve essere vicino a queste problematiche, tra virgolette. Secondo me non dovrebbe essere vicino, dovremmo camminare insieme. Bella giornata, bella soddisfazione, sport e salute, il CIP, il mondo paralimpico, tutti. Non vorrei dimenticare nessuno, ma veramente la cosa più bella è stato il magnifico rettore di Catanzaro, averlo avuto qua per tutta la durata del convegno. E il Centro Mini Basket Ionio Project è parte attiva di questi progetti perché lavora da diversi anni proprio nelle scuole in tutto il comprensorio soveratese. Ti ringrazio sempre per le belle domande che mi fai. Io ho detto al rettore e a qualche altro intervento che mi ha piaciuto, mi hanno fatto un assist bellissimo. Il nostro centro non fa solo mini basket, il nostro centro fa tutte queste cose, dai convegni, ci occupiamo di disabilità, progetti nelle scuole. Noi ci fermiamo per le vacanze di Pasqua, ma siamo pronti ad organizzare una grande festa come lo scorso anno del progetto Educare Giocando. È un progetto vero, ho detto io stamattina, un progetto vero perché noi andiamo nelle scuole in 10 comuni, oltre 600 bambini della scuola terza e quarta classe della primaria, da Montepaone a Santa Caterina fino a Chiaravalle Centrale. Un progetto vero dove svolgiamo 10 lezioni e poi si fa la festa finale. Non si fa solo la festa ai progetti. E i progetti veri iniziano ad ottobre e finiscono a maggio. Quindi veramente penso che il nostro centro di mini basket sta raccogliendo quello che abbiamo seminato e quello che le mie idee. Io ringrazio i miei collaboratori che mi sono vicino, le famiglie, i bambini che oggi sono venuti in tuta, credimi, hanno partecipato e hanno collaborato all'ultimo intervento della dottoressa Iona, no? Con un intervento così di giochi o di pizzette varie, hanno partecipato e sono stati attenti veramente. Quindi il giovane quando lo coinvolge, il giovane quando gli lo porti davanti a una cosa interessante, risponde sempre presente. Convegno al Teatro Comunale di Soverato, dove ha preso parte anche il rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, il professor De Sarro. Si è parlato di autismo, si è parlato dell'importanza della scuola e dello sport, un connubio ai fini dell'inclusione. Sicuramente, diciamo, poter lavorare in sinergia tra scuola, attività sportiva, e come abbiamo visto anche qualche relatore ha messo in evidenza l'importanza della pet therapy per questi bambini, è una cosa fondamentale che potrà favorire, diciamo, nei bambini che portano l'autismo una maggiore integrazione nella società, perché se curati sin da piccoli, non solo farmacologicamente, ma curati anche da parte di esperti psicologi, tecnici della psicomotricità e neuropsichiatri infantili, possiamo ridurre tutte quelle problematiche che potrebbero avere da adulti e quindi potremmo risolvere tanti problemi. Oggi abbiamo visto un docente che ha fatto il TFA, appunto questi corsi per i bambini affetti da varie patologie, e beh,
La dedizione del docente che abbiamo visto oggi, tutti ci ha dimostrato come l'aiuto di questi ultra specialisti può veramente migliorare l'integrazione nella società dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, ma anche di tante altre patologie. Quindi poter affrontare le cose nei tempi e nei modi giusti può veramente cambiare la vita di queste persone. Al convegno sull'autismo e all'importanza del connubio scuola e sport ha relazionato anche il dottor Antonio Marziale, il garante regionale per l'infanzia, un appuntamento, un'iniziativa molto importante che ha tracciato vari aspetti di questa tematica, una tematica sicuramente importante e soprattutto l'importanza che riveste la scuola come agenzia educativa e il connubio con lo sport. Sì, ma di autismo bisogna parlare in tutti i contesti. Lo sport è un veicolo per agganciare i bambini autistici e farli socializzare correttamente, quindi renderli uguali agli altri perché sono uguali agli altri. È una lodevole iniziativa che il professor Gualtieri ha voluto portare avanti, che mi ha coinvolto dal primo momento emotivamente, alla quale do testimonianza, perché purtroppo siamo una società molto poco informata sull'autismo, perché abbiamo purtroppo istituzioni che non hanno capito che cosa sia l'autismo, abbiamo, perché no, scuole inclusive ma scuole non inclusive, società inclusive e società non inclusive, comuni inclusivi, altri no, regioni inclusive, altre no. Noi purtroppo abbiamo molti problemi strutturali in questa nostra regione, quindi di autismo non solo dobbiamo parlare, ma dobbiamo far arrivare al cuore della gente il fatto che i bisogni di queste persone che hanno l'autismo, o comunque autistiche perché non è una malattia che hanno bisogno della nostra attenzione, di strutture e di essere seguite. È tempo questo di investire sull'umanità più che su progetti faraonici, e quindi credo che questi convegni possano arrivare nel cuore della gente che partecipa.